Signor Sindaco, dopo il suo ultimo appello, proprio poche ore dopo si può dire, è arrivata l'ordinanza. Insomma, voi avevate chiesto 1,5 milioni di metri cubi, siamo a poco meno di 800.000. La considerazione in questo momento qual è? L'obiettivo è proprio quello di salvare Peschetti e agrumeti, che è quello che un po' chiedevate voi. Sì, l'obiettivo è sempre stato quello di salvare gli impianti, e quindi gli agrumeti, i peschetti della zona del Vivonese, gli agrumeti del comprensorio liberese, perché ormai il frutto è quasi completamente compromesso. Siamo riusciti a ottenere qualcosina in più della metà della richiesta che noi abbiamo fatto. Anche se l'ordinanza adesso contempla anche, così come richiesto da parte mia, l'utilizzo delle acque del Gorgo di Montallegro per altri 200.000 metri cubi che possono servire quella zona, diciamo tra Ribera e Cattolica, che anche là registra la presenza di circa 2.000 ettari di agrumeti. E diciamo che è una boccata d'ossigeno per la nostra campagna, per i nostri agricoltori, nella speranza che arrivi finalmente anche alla pioggia. Questo servirà per far sopravvivere gli impianti, come dicevo. È un risultato importante, ma continueremo proseguiremo nell'attenzione, nel veder realizzate adesso quelle opere, quelle infrastrutture in tempi brevi che non ci permettono di arrivare, così come è stato per quest'anno, con l'acqua alla gola, cioè con una crisi idrica che ha messo veramente in ginocchio la nostra agricoltura e le nostre imprese agricole.